Ok, ci siamo. Questa live più o meno a sorpresa di oggi, perché ieri vi avevo detto che l'avrei fatta settimana prossima, però poi ieri sera mi sono messo a smanettare con Gatsby per fare un pochettino di cose carine. Ho aggiustato, come promesso, grafica, alcune cose, quindi ho detto, bah, andiamo in live anche domani, dato che comunque sono chiuso a casa, quindi non c'è niente da fare di interessante. Allora, intanto, come al solito, fatemi sapere se si sente, se si vede. Io faccio un attimo... Ok, l'audio check che funziona. Giusto una nota tra... forse... E tra un po' dovrò un attimo alzarmi per fare una cosa che purtroppo devo fare, ma sarà una cosa veramente di 10-15 secondi, quindi super veloce. Allora, intanto... Ruslan, dato che so che mi senti, che mi vedi, fammi sapere se si sente, se funziona tutto. Intanto io vi faccio vedere quello che volevo fare in questa oretta oggi. Parto con la condivisione dello schermo. Ok, quindi dovreste vedere il terminale. Apro un browser. Su, vedete che già Gatsby sta girando, mi sono portato avanti, localhost. E vi volevo far vedere, intanto che ho un pochettino migliorato il blog, cioè semplicemente ho fatto un po' di copia e incolla per la grafica, nulla di eccezionale, però almeno ora è responsive, ci sono tutti, diciamo, i post che avevo fatto, i post dovrebbero funzionare bene, vediamo se ne prendo uno con delle immagini, ok, sta funzionando tutto a meraviglia. E questo l'ho fatto ieri sera, tra l'altro, dopo che avevo finito, niente di eccezionale, tipo questo Mentor che non funziona, però direi che sta prendendo forma finalmente. Qua ci vedete, ci sono ancora un pochettino di errori che poi aggiusto, però oggi volevo parlare di cose un pochettino più, diciamo, avanzate rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi non mi concentrerei troppo solo su Gatsby, ma su un pochettino di plugin, un po' di tool. La prima cosa che vi volevo dire è appunto quello che ho messo nel titolo, quindi parliamo di Cloudinary. Cloudinary è uno di quei servizi, per chi non lo conosce, che io purtroppo avevo scoperto un po' di tempo fa e non avevo capito. Un po' più o meno la stessa cosa che mi era successo con Gatsby. Ai tempi pensavo che Gatsby fosse una cosa, forse ve l'avevo già detto, fosse una cosa simile a Jekyll, invece molto più avanzato. Ciao Ruslan. Ma quindi mi sentite? Allora, oggi parli inglese, pensavo che parlassi solo russo. Dicevo, Cloudinary è una di quelle cose che all'inizio, quando l'ho vista la prima volta, non l'avevo capita. L'avevo iniziato a usare e poi ho smesso di usarla perché pensavo che fosse una cosa molto più semplice e banale di quello che è. Ma intanto andiamo sul sito. Questo è Cloudinary, io sono già entrato, quindi vi faccio vedere che cosa è. Essenzialmente, quello che pensavo fosse io è semplicemente un asset manager. Qua ci sono un pochettino di asset che ho messo per il blog di Silvia. Qua ce ne sono alcuni di esempio che mettono loro, per esempio questo. Quello che ci permette di fare in modo più semplice possibile è avere un'immagine, caricare un'immagine qua sopra, avere un URL che ti serve questa immagine come se fosse, diciamo, un asset qualsiasi, come CDN e roba simile. La cosa però figa, che ho scoperto da poco, che all'inizio non avevo capito, è che in realtà quello che ci permette di fare questo servizio è, diciamo, la trasformazione online, manuale tramite l'URL delle immagini. Ad esempio, vediamo se io riesco. Se io faccio V100, vedete qua, lui trasforma l'immagine in modo da avere la dimensione 100. Se metto V200, lui trasforma l'immagine in modo di avere una width, quindi una larghezza di 200 pixel. Si può fare ovviamente la stessa cosa con height, quindi con l'altezza, quindi adesso questa immagine ha un'altezza di 200 pixel, però si possono fare cose molto più avanzate, praticamente c'è un editor, si può fare un pochettino di machine learning sulle immagini, si possono trasformare in grayscale, vediamo un po' se proviamo Cloudinary Transformation, vediamo se c'è un po' di documentazione,
giusto per farvi capire le potenzialità che può avere questa cosa. Vedete, questo qui che cosa fa? Croppa l'immagine in modo che sia rotonda, però fa anche un G-Face, che significa che centra l'immagine sulla faccia della persona che trova, ovviamente se lo trova. E questa cosa qua si può fare tutti da urlo, si può anche grayscale, vediamo un po', si può anche fare un grayscale, quindi si può, vediamo se c'è un esempio di come si applica. Ecco, si può per esempio dire l'immagine, tra l'altro è sempre la stessa, l'immagine la voglio in grayscale, la posso anche ovviamente rimpicciolire, quindi posso modificare, posso unire tutte queste trasformazioni tra di loro. Che è una cosa potentissima, perché specialmente in ambito di asset management e cose simili, ad esempio con Gatsby, noi possiamo delegare tutta la parte di gestione delle immagini, quindi quella cosa che vi dicevo, l'ottimizzazione, che già fa Gatsby, a Cloudinary, in modo da una parte non sprecare banda su Netlify, in modo da rimanere nel piano gratuito. E dall'altra parte però, grazie alle ottimizzazioni che ci permette di fare Cloudinary, rimanere anche nel piano gratuito di Cloudinary. Il piano di Cloudinary è abbastanza complesso all'inizio da gestire, però una volta capito è facile. Essenzialmente l'idea è che ci danno dei crediti, e nel piano base ci sono 25 crediti, e poi questi crediti vengono consumati da queste, diciamo, da quattro categorie più o meno. O meglio, da te, in realtà, nel GIS non consuma crediti. La banda, quindi quanta banda stiamo utilizzando, però di nuovo, se fate le trasformazioni per bene, la banda rimane bassissima perché le immagini saranno tutte ottimizzate. Lo storage, quindi quanto stiamo occupando di storage. Allora, nella banda non mi ricordo quanto, però se non sbaglio, vediamo un pochettino se qua, no, non ce lo dice, se non sbaglio è un credito ogni giga. Sullo storage uguale, un credito ogni giga di storage, quindi abbiamo 25 giga di, al mese questo, 25 giga di ottimizzazione, che sono tantissimi per un blocchetto qualsiasi. E poi abbiamo quelle che vengono chiamate transformation, quindi 1000 trasformazioni includono un giga, includono un credito. Che cosa sono le trasformazioni? Le trasformazioni sono il numero di volte che noi prendiamo un'immagine originale e la trasformiamo. Non il numero di query che facciamo una trasformazione, perché se io trasformo l'immagine e poi faccio, come in questo modo, no? Trasformo questa immagine a V300, a H300, quindi questa è una trasformazione. Però se io poi richiedo questa immagine, lui la cache, quindi non mi consuma il numero di trasformazioni. Bisogna stare un po' più attenti nel momento in cui si migra, quindi se abbiamo tantissime, veramente tante immagini all'inizio, può consumarci tutte le trasformazioni disponibili. Tra l'altro vi ricordo che ovviamente le trasformazioni vengono consumate solo nel momento in cui viene richiesto. Però è molto difficile, diciamo, avere 25.000 trasformazioni, sono veramente tante. Comunque l'idea è che avrete probabilmente un picco grosso, avremo nel momento in cui creiamo questo blog, però poi le trasformazioni sono una per sempre, quindi poi non contano più. E comunque per un blog anche di medie dimensioni, rimanere sotto i 25 crediti è abbastanza facile, è molto difficile, diciamo, superarli per blog hobbistici. L'altra cosa figa qual è? Che è all'interno di Gatsby, quindi andiamo su Gatsby.js, andiamo qua, è stato scritto un plugin, tra l'altro si chiama Transformer Cloudinary, che praticamente fa tutta la parte che dobbiamo fare noi e parallelamente è compatibile con Image Sharp, quindi quello che stiamo usando già. Quindi qual è la figata? Che noi basta che sostituiamo questo con un pochettino di parametri da dargli ad Image Sharp e dovrebbe funzionare più o meno come... praticamente allo stesso modo tutto. Oggi proviamo, l'ho già fatto sul blog di Silvia, però vediamo. Fatto questo, l'ottimizzazione dell'immagine diventa immediata, perché noi dobbiamo semplicemente prenderla e caricarla online, la facciamo una volta, magari all'inizio ci mette un po', però poi non dobbiamo veramente ottimizzare le immagini, verranno ottimizzate nel momento in cui verranno richieste per la prima volta. Tra l'altro, se vi interessa sapere come funziona, andate sulla documentazione che vi metto qua.
quindi qua in chat trovate la documentazione. Ah sì, dicevo, chi l'ha scritto, che è una persona che io seguo tantissimo, che è anche lui un content creator, molto più bello di me, ovviamente americano, che si chiama Jason Lenstorff. Tra l'altro vi faccio vedere questo sito, che si chiama Learn with Jason, dove fa contenuti veramente fighi, a cui io sto prendendo ispirazione. Lui ha creato questo plugin in diretta streaming, quindi potete vedere anche come è fatto. Ok, a questo punto direi andiamo nel mio blog, nel nostro blog, e proviamo a utilizzarlo. Allora, devo aprire questo. Ci mettiamo a tutto schermo. Ok, nuovo terminale. Anzi, dato che cambiamo un po' di robe, io farei un C. Ma intanto dobbiamo installare, quindi npm ops. Ok, l'ho copiato. Npm è il nome del plugin, che si chiama Gatsby Transformer Cloudinary. In modo che questo lo installi all'interno dei nostri node modules. Poi, quindi qua ci dice come installarlo, potevo fare direttamente così, Gatsby Surface System, che in realtà già ci abbiamo, quindi non è un problema. Allora, poi dice questo, ci dobbiamo fare un file che si chiama env.development, in cui gli passiamo le secret key, diciamo gli accessi a Cloudinary. Io, dato che non vi voglio far vedere questi accessi, l'ho già fatto, quindi ho già creato il file development, che ovviamente non vi farò vedere. Se volete farlo pure voi, gli accessi li trovate qua sulla console di Cloudinary, vedete il cloud name è questo, API key è questo qua, e API secret che non vi posso fare. Ecco, l'ho fatto vedere, vabbè, dopo lo cambio. API secret ce l'avete qua, quindi si è visto per un attimo, dopo lo cambio, perché se no potete iniziare a caricare immagini qua sopra. Però io l'ho preso e l'ho messo dentro il mio file che si chiama env.development, che ho dentro il file system, quindi sta qua dentro. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Chiudo qua, dobbiamo aprire Gatsby config e iniziare a fare quello che ci dice essenzialmente questo progettino qua. Allora, intanto mi dice di utilizzare .env e di fare questo. .env installato, quindi ok, credo che arriva con Gatsby. Questo che cosa fa? Praticamente .env prende un file che si chiama qualcosa.env, in questo env.env.qualcosa, in questo caso process env, node env diventa development, quindi prende il file.env.development e carica tutte le immagini, tutto il contenuto di quel file come variabili d'ambiente. E quindi possiamo accedere alle variabili d'ambiente esattamente come ci consiglia di fare lui. Ora, io questo lo metterei qua. Vedete, quindi utilizzando process env e poi il nome della variabile, noi possiamo accedere alla variabile d'ambiente. Davide mi chiede come procede. Davide, procede bene, se mi stai ascoltando. Fa una domanda un po' strana da fare. Ok, e quindi sta procedendo bene comunque. Grazie di starmi seguendo, tra l'altro. Allora, dicevo, quindi process env Cloudinary, API key e API secret che voi vedete, qua upload folder mettiamo ludus russo.cc, sperando che non si arrabbi per il punto, ma lo scopriremo a brevissimo. Questo è un pezzo. Ah, ok, è appena arrivato. Ho appena iniziato, in realtà, quindi niente di che. Prima parte di codice che ho scritto è stata questa, che è stato un copia e incolla. Non si package.env. Sì, Russlan, uso il pacchetto .env, ecco, quello che stavo spiegando prima, vedi? È solo che facendo così io posso differenziare environment da produzione da tutto il resto. Questo è semplicemente un trucco che consiglia Gatsby. Allora, dicevo, quindi abbiamo configurato il nostro Cloudinary.
Ora, cosa dobbiamo fare? Banalmente, rimpiazzare tutte le volte in cui noi usiamo Child Image Sharp. Anzi, facciamo così. Lanciamo Gatsby in development, così vediamo come funziona questo pacchetto. Però l'idea è che, vedete che sta caricando le immagini, quindi se n'è accorto, e a sto punto vediamo se su Cladina li stanno apparendo, quindi se io faccio qua, brutto che se clicco si vede, comunque un po' pericoloso. Se io faccio qua dovrei vedere, eccola qui, la cartella ludusrusso.cc con dentro figata tutte le immagini, quindi organizzate come di dovere. E vedete, stanno tutto qua. Ok, quindi questo funziona. Ovviamente non lo stiamo ancora usando, questo pacchetto, quindi... ok, apriamo. Ovviamente me l'ha aperto nel punto sbagliato. Allora, apriamo GraphQL, quindi andando su localhost 8000 slash 3 underscore, se non sbaglio, 1, 2, 3, e poi GraphQL. Qua abbiamo grafi in cui possiamo querare tutto quello che vogliamo, i nostri dati. E se le cose hanno funzionato come di dovere, qua dentro image, dovremmo trovare Child Cloud Neri Assets, eccolo qua, che tra l'altro funziona esattamente come funziona Child Image Shark, quindi quello che abbiamo visto prima. Possiamo dire che vogliamo un'immagine fissa con width 100 e poi gli possiamo chiedere il source set. E questo ci dà il link a Cloudinary con tutte le risoluzioni, quindi con tutte le trasformazioni. Quindi vedete... gli ho messo width 100, quindi lui ci dà la dimensione 100 e poi le altre dimensioni che sono quelle per per gli screen che hanno una densità di pixel più alta. Quindi questo già lo fa qua. E se io vado qui, vedete, si vede la nostra immagine con dimensione 100. Ok, l'unica cosa che dobbiamo fare a questo punto è rimpiazzare nel codice tutte le child image sharp che utilizzo essenzialmente nell'index, quindi utilizzo qua dentro, magari lo possiamo, va bene così, quindi queste le utilizzo all'interno dell'index con child cladinary assets. E facciamo un bel replace on gigante, replace. E poi, scusate, giustamente, questo ce lo dovrebbe dire, me ne ho dimenticato, dobbiamo cambiare, anche se poi contengono esattamente le stesse robe. Vediamo se lo trovo qua. Ok, dobbiamo cambiare il nome di questo, come si chiama? Del fragment. Quindi Gatsby Image Sharp Fluid in realtà diventa Cladinary Assets Fluid. Ok, questo dovrebbe bastare. Se io adesso vado su localhost 8000, faccio un bel refresh. Ok, queste immagini qua che voi vedete dovrebbero arrivare da Cloudinary, e infatti si vede che arrivano da Cloudinary, vedete? Quindi hanno HTTP, REST, Cloudinary, quindi hanno l'URL di Cloudinary. Questo ci permette essenzialmente di avere un blog in compilazione molto più veloce. Vediamo se proviamo a farlo, quindi faccio un CTRL-C, Gatsby clean per cancellare la cache. Ok, l'ha cancellato, poi Gatsby develop. Ora, prima ci metteva quasi 2 minuti per compilare, perché faceva tutta l'ottimizzazione delle immagini. Ora dovrebbe essere praticamente molto più veloce. Qua fa di nuovo il caricamento, in realtà questo è un caricamento finto, perché... se l'immagine già esiste non la ricarica, però comunque lo scrive, non so perché. Vedete, questa è la generazione delle immagini, è ancora lenta, credo, perché all'interno del... Ok, ne sta ancora ottimizzando, probabilmente perché all'interno di...
giustamente all'interno dei post, quindi queste immagini qua, quindi quelle che stanno qua dentro, vediamo se ce n'è una. E giustamente dobbiamo finire che aspetta, dobbiamo vedere che aspetta. Quindi non tutte, solo quelle di anteprima adesso stanno passando da lì. Mentre quelle dentro i post non ci sono. Tra l'altro, sono ancora ottimizzate nel modo normale. Tra l'altro, io non ho ancora capito come farli ottimizzare anche quelle immagini a Gatsby Cloudinary. Effettivamente mi ero dimenticato che dovevo cercare di capire come fare. Vediamo se c'è. Gatsby Remark. No, non c'è, quindi non dice come farlo, non lo possiamo fare. Magari se qualcuno che mi vede adesso o in futuro sa come fare questa cosa qua, mi farebbe piacere poi approfondire un pochettino. Per ora lasciamo così, quindi gestiremo le immagini solamente quelle che gestiamo direttamente noi con Cloudinary. E vedete che comunque è ancora lento, perché poi io ho delle immagini molto grandi, però va sicuro più veloce di prima. Prima ci metteva 2 minuti, forse anche di più. Adesso ci dovrebbe mettere un po' di meno di 2 minuti, perché non le dovrebbe gestire tutte. A meno che non ho ancora un problema, che è il fatto che lui comunque prova ad ottimizzare. Vediamo un attimino Gatsby Config, giusto per sicurezza. Mi sa di sì, perché ho Gatsby Transformer Sharp. Forse sì. Secondo me questo non serve più. Vediamo un attimino a toglierlo, vediamo che succede. Anzi, aspettiamo che finisca di fare l'ottimizzazione. Perché credo che se c'è questo, lui comunque a priori le ottimizza tutte. Invece, se non c'è questo, dovrebbe ottimizzarle solo se vengono renderizzate all'interno del Markdown. Comunque, vediamo se sta facendo. Ok. Non capisco perché si è bloccato, ma forse avevo problemi io. Allora, qua dentro vediamo uno con tante immagini, tipo questo. Ce n'è, no, questo ovviamente non ce n'è nemmeno uno. Eccolo qua, questo c'ha tante immagini. Queste qui dovrebbero essere, vedete, queste sono locali e sono ottimizzate da quel plugin lì. Per il momento però non vorrei perdere troppo tempo. Proviamo un attimino un riavvio, vediamo che succede. Però non voglio perdere troppo tempo a scoprire queste cose. L'idea è che bisogna giocare con uno di questi due plugin, non ricordo quale, per evitare che lui a priori ottimizzi tutte le immagini già che c'è. Dato, vedete, adesso va veloce, però credo perché sta usando la cache. Va bene. Allora, quindi qua ci siamo. Quindi il blog funziona, abbiamo integrato Cloudinary, quindi dovrebbe andare un pochettino più veloce tutto. Vediamo come configurarlo su Netlify. E su Netlify dobbiamo passargli le variabili d'ambiente tramite Netlify. Quindi andiamo su netlify.com, faccio login, vado su preview ludusruso.space, quindi quello che abbiamo fatto ieri, deploy settings, ci dovrebbero essere le variabili d'ambiente, environment variable, ok, qua, e dobbiamo mettere le variabili d'ambiente che gli abbiamo passato. In teoria dovrebbero essere diverse, in pratica lascio le stesse. Allora, quindi quali sono queste variabili d'ambiente che le gli rediamo?
Gatsby Config, così proviamo a fare un deploy, ci metterà qualche minuto, dato che è un deploy bello grosso. Quindi cloudinary name, cloudinary API key e variable name, API secret. Ora lo nascondo, scusatemi, intanto sono un deficiente, mi ho preparato il browser con tutto aperto e poi mi sono dimenticato. Allora non ve lo faccio vedere in diretta per ovvi motivi, perché non vi voglio far vedere i miei secret, però quello che sto cercando di fare mentre parlo è proprio settare le variabili d'ambiente su Netlify. Quindi cloud name è Ludus Russo, e questo ve la posso dire tranquillamente, API key sono dei numeri, e poi quest'altra API secret è quella che vi ho rivelato prima, che dopo mi devo ricordare di cambiare. Bene, quindi ho settato le variabili d'ambiente, purtroppo non vi posso far vedere perché Netlify non le nasconde, va bene. Quindi torniamo qua, e ora dobbiamo fare un bellissimo git add. Git commit main, un bel app perché ci saranno un bel po' di cose. Git push origin master name. Ma come vi ho detto ieri, è difficilissimo ricordarsi il name. Ok, e questo dovrebbe triggerare la solita, dovete chiedere il solito build. Ora questo ci metterà un po' probabilmente, perché ci sono tanti nuovi dati. Intanto andiamo avanti. Ah, qual è l'altra cosa che volevo fare? Volevo configurarmi, come si chiama? Mi sono dimenticato il nome, ovviamente. GraphQL Type Generator. Perché? Ah, vi ho detto, siamo TypeScript. TypeScript è un linguaggio tipizzato. Però poi in realtà non lo stiamo usando, perché quando vado dentro, per esempio, post preview, author non gli ho detto di che tipo è, il post non gli ho detto di che tipo è, quindi è un any. C'è un bellissimo tool nel mondo GraphQL che si chiama GraphQL Type Generator, faccio vedere, code generator, scusate, che praticamente quello che fa è automaticamente generarvi un po' di codice a partire dalle varie definizioni GraphQL che voi avete. E può fare un bel po' di cose, tra cui fighissimo su lato back-end vi genera i tipi, lato front-end se utilizzate framework che usano come Angular, React, comunque cose che usano Apollo, vi permette di definire anche i client direttamente. Quindi voi semplicemente vi definite le vostre query GraphQL e poi avete il client che potete usare. E così, c'è una funzioncina che usate e vi dà direttamente tutti i dati, tutto utilizzato, tutto fighissimo. Vediamo come configurarlo. Allora, c'è un plugin Gatsby. Il problema è che a me non piace usarlo, perché essenzialmente Gatsby, ogni volta che fa il build, rigenera i tipi. E generare i tipi è un pochettino costoso, quindi ci si impiega un po' di tempo. E dato che mi scoccia che ogni volta che premo salvo un file poi ci mette 3-4 secondi a rigenerare il tutto, no? Ovviamente diciamo il feedback visivo mentre sviluppiamo le app diventa lento, io preferisco farlo separatamente. Vediamo se ci riusciamo. Allora, qua ci spiega come installarlo. Quindi usiamo yarn. Prima ho usato npm. Mannaggia a me. Speriamo che non ci siano problemi, non credo però. Mi sono dimenticato che stavamo usando YARN. Prima ho installato con npm, va bene. Allora, mentre installa lui, lo utilizziamo. Quindi lui dice, all'inizio fai YARN code gen, GraphQL code gen init, che ci crea un pochettino di cose, ci fa, diciamo, uno scaffolding per noi. Super utile. Dai, ciccio. Finisci di installare. Eccolo qua. Allora, qua ci chiederà un po' di cose. Innanzitutto, che tipo di applicazione è? In realtà a noi non ci interessa, ci interessa framework vanilla JavaScript.
Adesso perché tanto poi lo modifichiamo. Allora, il path del nostro schema, quindi che è il percorso praticamente di GraphQL, che è questo che ci dà Gatsby, ci chiede where are your operation fragment, qua lasciamo così, tanto poi ce lo configuriamo. Ci interessa TypeScript e basta, solo questo. E l'output è src types.ts. So you want introspection file? Sì. Introspection file è semplicemente il nostro, lo schema GraphQL in formato JSON, salvato su un file, chiamato codegen, e questo qua, codegen. Il comando che andremo a fare si chiama codegen. Ok, quindi ci ha creato un po' di cose. Essenzialmente tutte quelle cose lì servivano per creare questo plugin. E ora, qua la cosa interessante è che se andiamo su... chiudiamo un browser. Se andiamo su GraphQL CodeGen Plugins, dovremmo avere TypeScript e dovremmo avere Gatsby da qualche parte. Dove però? Non lo so. Preset. Clicchiamo. Gatsby. Eccolo qui. Ok, che ci dice essenzialmente come configurarlo, vedete, facevamo prima a fare direttamente così. Io voglio però lo schema, che qua non c'è, quindi togliamo tutto tranne lo schema. Perfetto. Quindi questo è quello che ci serve. Adesso dobbiamo fare un yarn install, perché ci ha modificato il pacchetto di JSON, in modo da metterci alcune, diciamo, plugin. E mentre fa, ero curioso di vedere se il sito si sta facendo qualcosa. Si sta compilando. Ci metterà un pochettino all'inizio. Ok, vedete, quindi qua è installato. E poi vediamo se funziona yarn codegen. Ovviamente non funziona. Perché non funziona? Forse perché ci manca un plugin che non ho installato. Vediamo se ce lo dice. Ah, giustamente non funziona perché Gatsby non sta girando. Quindi facciamo Gatsby develop. Praticamente che cosa fa questo plugin? Mentre parte Gatsby, si connette all'URL dove abbiamo le nostre definizioni GraphQL, quindi Gatsby deve girare. Cerca in tutti questi file, qua sono i nostri file, queste sono le definizioni interne di Gatsby. E vi dicevo, cerca qua dentro tutte le definizioni GraphQL e poi tramite queste, poi per tutte queste definizioni genera un file che si chiama graphqltypes.ts dentro source con le nostre definizioni già pronte, quindi poi le possiamo usare tranquillamente. Vediamo se ce la facciamo. Ovviamente Gatsby ora è diventato, perché ci sono un bel po' di dati, è diventato un po' pesantuccio. Poi c'è un warning, però non ho capito, ma fa niente. Ok, eccolo qui. Quindi dobbiamo tenerlo acceso, andiamo su un altro terminale e facciamo yarn codegen. Non client gen, code gen. Vediamo se questa volta va. Ok, vedete, adesso è riuscito a parlare, vediamo se riesce a generare i tipi. No, dà ancora errore, perché get iterator is already been required. Allora, questo problema ce l'avevo già ed è dovuto al fatto che qua dentro c'è qualche problema di configurazione, quindi però lo tolgo. No. Ok, questo era l'errore che mi aspettavo. Vedete, praticamente ci dice che TypeScript Operation non lo sa fare e dobbiamo installare questa dipendenza qui. Quindi, yarn add
TypeScript, GraphQL Code Gen TypeScript Operation, perché io gli ho detto di utilizzare questi due plugin, questo e questo, e questo non lo conosceva. Quindi mi aspettavo questo tipo di errore. Proviamo di nuovo. Ancora un errore. Ok, perfetto. Quindi adesso qual è il problema? Che non riconosce questo fragment, che è l'unico che stiamo utilizzando, perché io gli ho tolto questa stringona qua. Ora, il problema è che, giustamente, se io gliela aggiungo, c'è qualche conflitto all'interno di GraphQL di tutte queste stringhe che non gliela fa funzionare. Per fortuna, sempre, facciamo un... Apro un'altra parte il terminale, perché facciamo il mio solito copia e incolla su altre cose. Sul blog che ho fatto per Silvia, se non sbaglio, questa cosa qua dovrei averla risolta. Quindi andiamo su, arrivo, vi faccio, prendo il punto. Ok, prendo il punto e vi faccio vedere come ho risolto. Questo è un trucchetto che ho trovato, però. Allora, qual è l'idea? Di creare un file all'interno di source, questo qui, che si chiama fragment.ts, dove ci mettiamo mettiamo un po' di fragment che ci interessano, e tra i vari fragment ci mettiamo anche i Cloudinary Asset Fluid, quelli là che utilizza lui. Quindi in questo modo questo è semplicemente il fragment che c'è all'interno di... che c'è all'interno del pacchetto Cloudinary Image, però lo tiriamo fuori. Così ora dovrebbe conoscere quel fragment e dovrebbe funzionare, spero. Sì. Vedete? Funziona perfettamente. Tra l'altro, qua, di nuovo, se qualcuno ha trovato un altro modo per risolvere questo problema, che credo l'alternativa è... Questo ovviamente lo devo togliere. L'alternativa è listare a uno i pacchetti che stiamo utilizzando, è sinceramente una cosa che non voglio fare. Diciamo così, risolviamo il problema. Bene, però adesso che cavolo abbiamo fatto? Vediamolo subito. Il vantaggio è che ora, se io vado per esempio in index.psx, credo di aver sbagliato a rinominarli tutti indici, e vado qua dentro, io dovrei aver, il mio tool dovrebbe avermi generato un bellissimo GraphQL type che si chiama test page, chiamiamolo, vabbè, poi dopo, ora la rinomino, però volevo vedere se funziona, test page query, test page, non c'è. Perché non mi fa l'auto-import? Non lo so. Ok, e noi possiamo dire che i dati qua dentro sono di tipo test page query. Property D does not exist on type markdown, perché? Vediamo un secondo che cosa c'è qua dentro. Data, punto. Mi sta impazzendo il computer, scusatemi, ma è veramente diventato veramente lento. Ok, quindi dovrebbe sapere che qua dentro c'è un all. Niente, non funziona più Gatsby, cioè Gatsby, non funziona più l'autocompletamento. No, invece c'ha ragione lui, vedete? Eccolo qua, ecco a che serve. Io non avevo chiesto DB, cosa che invece dovrei fare. E quindi lui giustamente si accorge, guarda che dentro il nodo non c'è ID. Come facciamo? Glielo chiediamo. E poi rilanciamo yarn codegen. Quindi io qua stavo leggendo una cosa che non esisteva. E ora è il tempo di caricare tutto. Qua giustamente, eccolo qui, quindi D, vedete che adesso sa che esiste. Poi probabilmente mi sta andando in palla il computer perché sto facendo troppe cose.
da stream come al solito e tutto quanto, però già questo è un passo avanti, è un passo avanti abbastanza grosso. Allora, adesso, come utilizziamo questo? Ovviamente, per qua è facile, però io vorrei che anche blog post preview fosse tipizzato. Quindi avesse i post tipizzati. Per fare questo, dobbiamo crearci quello che in GraphQL si chiama fragment, che sono le cose che avevate visto qua. Cos'è fragment? Semplicemente è un pezzo di una query, quindi su un tipo. Possiamo chiamarla export const post preview fragment. Ma post preview, vabbè, intanto questo qua, no, questo nome in realtà non serve a niente. GraphQL, allora sarebbe figo se ovviamente se funzionasse l'autocompletamento, questa cosa qua sarebbe super veloce. Magari dopo provo a riavviare il VS Code. Comunque, essenzialmente, quello che andremo a fare qua è aprire index.ts, questo oggetto qua, quindi da dove si apre a dove si chiude, da qua, ok. Quindi tutto questo lo mettiamo qua dentro e lo chiamiamo, dobbiamo usare questa sintassi, ok, qua va a capo, qua manca una parentesi graffa, perfetto. Quindi questa cosa qua la chiamiamo post preview on markdown remark, dovrebbe essere. E poi qua dentro, invece di utilizzare tutta sta roba, possiamo semplicemente scrivere punto 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 post preview. Vediamo se Gatsby si lamenta. No, sembra che sia contento, quindi ha funzionato. Ora, qual è il bello? Che dato che noi abbiamo definito quel fragment, quando facciamo code gen, qui, dovremmo avere dentro types GraphQL un post preview. Eccolo qui, un oggetto che si chiama post preview, fragment. E dato che abbiamo questo, possiamo andare dentro il nostro bellissimo file che si chiama post preview e dirgli, guarda, tu sei di tipo react.fc post due punti post preview fragment. Dobbiamo ovviamente importare da GraphQL types. Ok, dato che abbiamo questo, vedete già qua ci dà un errore, io avevo messo un time to read che però non ho querato, eccolo qua, invece front matter funziona bene. Quindi c'è questo time to read di cui io non faccio una query, e l'andiamo a fare. Andiamo su qua, e oltre id mi chiederei time to read, si dovrebbe chiamare, se non sbaglio. Proviamo a farlo da browser perché non me lo ricordo, intanto qui... Qui è finito, quindi vediamo se sta funzionando. Allora, intanto volevo andare su Gatsby GraphQL, esattamente. E qua possiamo togliere il front matter. Qua è così, ok. Mi chiediamo l'id. E poi time to read. Time to read essenzialmente, qua manca una parentesi graffa. Read, che cos'è? È semplicemente è un numero che calcola già Gatsby che ci dice minuti di tempo, diciamo, per leggere una certa cosa. Quindi, dato che io qua l'ho messo, vediamo se è apparso. Eccolo qui, è apparso, vedete, lettura in un minuto. Prima non c'era, però non me ne ero accorto perché non ci volete i tempi, quindi qua scriveva lettura in minuto. Ora c'è. Facciamo un yarn code gen per generare il tutto. Ok, scusate, per un attimo ho visto un errore su YouTube, quindi pensavo che ci fosse un problema, invece semplicemente un problema. Vediamo qui come sta andando. Qua sta funzionando tutto per bene, anche su StreamYard. Ok, direi che qui anche questa cosa l'abbiamo fatta. L'altra cosa che volevo aggiungere,
non so se farla oggi o la prossima volta. Fatemi pensare un attimino. Allora, la prossima volta vorrei smanettare con i tipi di GraphQL. Gatsby ci permette essenzialmente di estendere i tipi che ci sono all'interno della, diciamo, quelli che vengono generati in GraphQL. Però è una cosa lunga da fare, tanto che non ho mai fatto, quindi vorrei un attimino vederla prima qua, perché c'è un errore. Giustamente perché non c'ho l'autor. Eccolo, allora lavoriamo sull'autor. Ma adesso l'autor è una stringa. Vedete, se io vado su, sempre qua, e chiedo, dovrebbe stare in front matter, sì, chiedo l'autor, che bello gli errori, vedete l'autor è tutti ludus russo, perché è fisso da una stringa. Io però vorrei estendere Gatsby in modo che quando io scrivo un autor, lui c'ha una lista di autori e mi match automaticamente la lista di autori con un avvio, un po' di descrizioni, eccetera, eccetera. Vediamo come farlo, è abbastanza facile. Intanto all'inizio del nostro content io creerei una nuova cartella che si chiama data, qua dentro metteremo i nostri dati e ci facciamo un file che si chiama authors.yaml. Quindi qua dentro sarà una lista di autori. Facciamo così, dato che l'avevo già fatto, chiamiamolo author però, perché poi tanto la S la mette lui in automatico. E qua dentro ci mettiamo una lista di autori in YAML, quindi fatta così, ad esempio Ludus Russo, ci mettiamo name Ludovico Russo, ma io ve lo farò per gli altri, bio dev per passionate, invento qualcos'altro, e peggio che ci mettiamo anche un'immagine, facciamo profile ing ludusrusso.png. Quindi devo creare una cartella, anzi facciamo authors in ings, quindi creiamoci una cartella che si chiama author ings e qua dentro mi vado a prendere, dal blog un'immagine, questa qua che è quella che praticamente uso da tutte le parti, salvo immagine con nome sulla scrivania, la prendo e la sposto qua dentro, e questa chiama ludusrusso.jpg, ok, .jpg, tanto dovrebbe trovarla in automatico. Ok, ora ho una lista di autori, riavviamo Gatsby. Forse gli devo aggiungere un plugin che si chiama Gatsby Transformer YARN. Il Transformer YARN è praticamente, allora togliamo qua, YARN add Gatsby Transformer YARN. Questo che cosa fa? Prende tutti i file, sono dei file YARN, li trasforma e li fa diventare degli oggetti. Quindi dobbiamo andare in Gatsby config al solito e aggiungergli sto coso da qualche parte nella lista dei plugin, mettiamolo qua. Ok, adesso facciamo Gatsby config, Gatsby develop. Mentre fa develop volevo vedere se in preview ludusrusso.space c'è il nostro blog, quindi già sta iniziando a funzionare, vedete, con un pochettino di crisi, un po' di senso. Poi devo aggiustare questa cosa, ma l'aggiusto dopo. Intanto qua aspettiamo che sta di nuovo rigenerando tutte le immagini, questo. Vabbè. Questa cosa della generazione delle immagini diventa sempre un pochettino problematica, perché vedete, come vi dicevo, ci mette sempre un po' di tempo. Probabilmente quello che ho fatto non ha risolto una mazza. No. Può anche essere che dipende dall'ordine in cui metto questo, in cui ho messo questo Gatsby plugin Sharp. E qual è il problema ora? Quello che vi dicevo, che ogni volta praticamente che noi modifichiamo questo Gatsby config, lui cancella la cache. E a sto punto
vi volevo far vedere una cosa, però lo facciamo alla fine. Dobbiamo metterci quello che viene chiamato un mapper. Quindi qua sotto la lista dei plugin dobbiamo dirgli, guarda, mappami Markdown Remark to Front Matter Author in un tipo che si chiama AutorYAML. Questo AutorYAML, la cosa viene fuori da questo file, che è author.yaml, vedete? Quindi lui prende i dati all'interno di questo file, li chiama AutorYAML, e facendo così lui mappa il nome, che è una stringa dell'autore, che io metto dentro. Aspettate un secondo, che mi stanno arrivando messaggi, non vorrei che debba fare qualcosa. Ok, allora, quindi l'ID che metto dentro Autor lo mappa con il file che si trova qua dentro. Quindi riavviamo. E purtroppo dobbiamo aspettare. Quindi che cosa mi aspetto? Che alla fine, però, magari salvo, perché se no aspettiamo inutilmente. Dicevo, cosa mi aspetto? Che alla fine di questa compilazione, tutto quello che c'è dentro AutoYAML, quindi i nostri autori, vengano mappati automaticamente dentro il front matter del nostro progetto. Quindi dovremmo avere dentro front matter un oggetto. Qua c'è un errore. Post preview does not exist. Non è vero che non esiste, però. Forse gliela devo dire da qualche parte che volevo utilizzare post preview. Vediamo qua come ho fatto. Post preview. No, però prima l'ha preso, quindi boh, vediamo un attimino. Magari se semplicemente c'è un errore randomico. Può essere che sia dovuto anche a questo. Ok, boh, aspettiamo un pochettino che finisca di fare le query. Quindi quello che dicevo, dentro post preview noi dovremmo riuscire a querare il nostro bellissimo author. E quindi poi a farlo vedere. Post preview. Anzi, andiamo nel nostro file che si chiama fragments.ts. Qua vedete non l'ho messo. Dai. Nel frattempo abilitiamoci anche l'autocompletamento dentro GraphQL. Allora, questo si fa con un plugin di VS Code, chiamo un secondo, che si chiama Apollo GraphQL. Quindi questo plugin qua che vedete. Come funziona? In modo abbastanza facile, bisogna creare un file che si chiama GraphQL config, che ovviamente copio e incollo da un'altra parte, che è questo file qua, che essenzialmente gli dice da dove prendere lo schema, e lo schema lo prendiamo da GraphQL schema.json, che è quello che mi genera, dovrebbe stare qua da qualche parte, ed è un file che mi, eccolo qua, questo qui, che è un file, quello che vi dicevo, lo schema in JSON, che mi genera automaticamente quel plugin che abbiamo visto prima, quindi GraphQL Code Generation. E basta. Fatto questo, dobbiamo lanciare Apollo GraphQL. Ok, credo che bisogna riavviare, quindi appena finisce qui di generare le immagini devo riavviare VS Code. E quindi che cosa succede? Che nel momento in cui Apollo GraphQL l'avete installato, si trova questo file che si chiama apolloconfig.js dentro il vostro progetto, lui carica questa estensione ci permette di avere l'autocompletamento dentro i tipi GraphQL, che è una cosa super comoda per evitare di fare ogni volta copia e incolla dal progetto da grafi, quindi dall'interfaccia web di GraphQL. Vediamo un po' se finisce. Questo è il problema grosso di avere un blog
abbastanza grande. Ovviamente anche dovuto al fatto che io ci ho messo delle immagini belle, belle grosse, dovrei ottimizzarle un pochettino anche, ora che ci penso. Ta ta ta. Fortuna che succede solo quando sono all'inizio. In realtà all'inizio quello che si dovrebbe fare è sviluppare con un sottoset di post e non metterli tutti. Ho caricato tutti i post che ho scritto sul mio blog dal 2016. Quindi ci sta che è leggermente pesantuccio. Qua c'è un problema e questo tipo di problema a me sinceramente non piace. Ah no, è dovuto a questo post preview di nuovo. Facciamo così, sperando che la cache l'abbia comunque salvata. Facciamo così, prendiamo solo l'ID, perché voglio vedere che funzioni e poi lo aggiustiamo. È stato strano che prima funzionava benissimo e poi adesso ha deciso di non funzionare più. Autoriam, ok. Autoriam non esiste perché ancora non l'ha visto. Dove? Non lo so. Boh, ok, quindi adesso è partito. Ora scommetto che se gli tolgo questo post preview, lui... No, non gli piace. Fragments. Not exist. Vabbè, non ce ne preoccupiamo troppo. Tanto per ora mi interessa che si veda in grafi quello che stavo facendo. Allora, qua adesso, se facciamo un riavvio, se abbiamo fatto le cose per bene, lo schema available, mi sa che rimandiamo alla prossima volta. Non so perché ho questa sensazione. Facciamo così. Ok, ora si è ripreso. Bene, vedete, in author ora possiamo querare l'autore, quindi possiamo querare il nome. E c'è, vedete, name ludus russo, possiamo fare la query di profile, quindi immagine, e l'immagine, lui si accorge che è un'immagine e quindi la dovremmo avere Cloudinary Assets, perfetto. Quindi sta funzionando come mi aspettavo. Qua possiamo fare fixed, che ne so, dato che sarà piccola, width 200, e poi qua dentro possiamo chiedere il source set, il source e tutte le menate di prima. Sto facendo così. Ok, vedete che c'è la mia immagine, che dovrebbe aver caricato, vediamo se si vede. Perfettissimo. Quindi sta funzionando per bene. Dato che è piccola, mettiamo la 100. Ok, a questo punto, ora non so perché non vede questo fragment, in realtà fragments dovrebbe vedere questo file che si chiama fragment.ts, ma sinceramente non è un problema. A questo punto io farei così, gli author, allora front matter, author, mettiamo in questo modo, e poi essendo questa qua fixed dobbiamo mettere asset fixed. Boh. Vabbè. Quindi copio tutto questo, vediamo da qui, esatto, fino a qua, e lo rimetto dentro index, poi dopo cerco di capire cos'è che si è rotto esattamente. E se vado qua, ok, vedete, c'ho la mia immagine. Ora, questa immagine forse è troppo grande, anche 100 è grande, mettiamola 50. E vedete che adesso ho finalmente l'autore messo in ordine.
Quindi quello che ho fatto, giusto per ricapitolare e poi chiudiamo, è creare quel file che si chiama author.yaml più il plugin che carica lo YAM, quindi trasforma YAM, mi crea questo oggetto qua, o l'author YAM. In realtà mi crea qualsiasi roba all'interno del... cioè pure un file che lo chiamavo Pippo con dentro le cose mi avrebbe generato una diciamo delle API per querare all Pippo YAML. Quindi è abbastanza banale come funziona. E qua dentro trovate tutte le cose che possiamo querare. Quindi ora ci sono solo io. L'importante è l'ID. Facendo poi dentro Gatsby config questo oggetto, io dico guarda mappami markdownremark.frontmatter.author con l'oggetto autoryaml, quindi lui matcha author che è una stringa con autoryaml.id, se corrispondono mi fa matchare questo, quindi quell'oggetto author diventa children, diventa l'oggetto, il children che si chiama author di questo oggetto qua. Questo è tutto, la prossima volta probabilmente sarà settimana prossima, a meno che non mi sveglio, domani no, non posso, però a meno che non mi sveglio dopo domani, dico, facciamo di nuovo live, sicuro sarà settimana prossima, e niente, grazie per avermi sentito, grazie per aver visto questa cosa, se vi viene in mente qualcosa di cui parlare, intanto facciamo un push, così potete vedere il sito. Git commit, facciamo un bel status, ho aggiunto troppe cose, quindi facciamo un github.gitcommit-m app, che sono disordinato però la fretta di fare così, e quindi su preview.ludusrusso.space dovreste vedere, lo metto qua, quindi su questo sito dovreste vedere poi il blog come sta venendo, dicevo, dalla prossima volta quello che voglio fare è iniziare a giocare con i tipi di Gatsby che ci permettono di fare cose strane tipo type manipulation e un pochettino di roba avanzata dentro GraphQL. Questa è una cosa che è una delle cose che potrei fare. L'altra cosa che possiamo fare è completare il nostro blog, il mio blog, scusate, in modo di da metterci un po' di cose a contorno, tipo Google Analytics, i vari form, commenti, form e robe varie. Se avete qualcosa di particolare in cui vorreste di cui parlassi, ditemelo. Sì, Ruslan, domani guido, quindi è un po' difficile. Sul TDD, allora, TDD, secondo me, con Gatsby fare TDD è un pochettino difficile. Se vi interessa l'argomento, c'è stato questo bellissimo talk che ha fatto Giaga. Vediamo se lo trovo su YouTube, probabilmente. Crafted Software. Ok, Giaga è la persona con cui faccio, diciamo, i miei giochi di domenica, quindi con Kubernetes, ha fatto questo bellissimo talk dove non fa TDD, la chiama Test Driven Frontend, comunque usa come si chiama? Cypress, che è un progetto per fare test end-to-end, per testare un'applicazione che ha scritto lui, quindi vi fa vedere tutto il flusso di testing con Cypress. Se ti interessa è figo, quindi ve lo metto qua in chat, quindi vi ricordo, chiudiamo, sì, lo so che l'hai visto, bello, magari poi ne facciamo uno TDD, però TDD va bene per la logica, quindi se scriviamo qualche applicazione back-end in futuro lo farò, facciamo una sessione di TDD live che ci divertiamo. Quindi dicevo, vi ricordo che settimana prossima, anzi domenica, sul mio canale Ludus Russo ci mettiamo io e Giaga e facciamo Kubernello. Questo sarà probabilmente l'ultimo diciamo video su Kubernello, in cui andiamo a creare il nostro cluster Kubernetes. In realtà l'abbiamo già fatto, però ci siamo un po' persi, quindi abbiamo deciso facciamo
un video un pochettino più serio, in cui facevo proprio test, cioè partiamo di nuovo da zero, tutte le cose le sappiamo fare, almeno si spera, quindi diventa proprio, vuole essere una guida, più che un video, però lo facciamo sempre live perché ci divertiamo. E poi non so quando, settimana prossima, credo giovedì, e sicuramente non mercoledì, quindi o martedì o lunedì o giovedì, perché mercoledì ho scoperto che c'è una cosa che si chiama, tanto cercatela in giro, si chiama Kubernetes Bar, che è una sorta di meetup sempre da remoto su Kubernetes alle 6, quindi voglio partecipare. E niente, grazie a chi mi ha seguito, grazie a Ruslan, grazie alle altre persone che non so chi siano, e ci vediamo domenica, spero. Ciao!